Ciao ragazzi, come va? Io sono Igor Sardi, trovate tutto su di me sul mio sito www.igorsardi.com con centinaia quasi di lezioni online gratuite, corsi, libri e molto altro. Oggi voglio accontentare una richiesta di un altro nostro amico che mi segue moltissimo. Se non vado errato, mai con i nomi non vado d'accordo. Gennaro, Gennaro, mi tengo sul vago, dai. Il quale mi ha chiesto qualcosa in più sulla mia strumentazione, o meglio, dopo aver visto un video di qualche giorno fa, mi ha chiesto che pedali utilizzo, che ampli utilizzo e quant'altro. Ecco, allora ne approfitto per dare un anticipo della riunione che ci sarà, credo, sabato prossimo, ma vi farò sapere con certezza. Nella quale ognuno di voi si potrà collegare a questa diretta gratuitamente, senza impegno, e può chiedermi tutto ciò che vuole riguardo la musica, la mia attività lavorativa, la strumentazione, appunto, quant'altro. Quindi, chi è interessato mi lascia un commento che gli mando il link qualche giorno prima. Quindi faccio un'anteprima perché comunque ne avrei sicuramente parlato in quell'occasione, però voglio accontentare il nostro amico e perché no, magari questa cosa può essere utile anche ad altri. Quindi parto dal presupposto che io utilizzo pochissimo, sia in live che in studio. Sono ovviamente due situazioni completamente diverse. Vi dico la verità. Rispetto a qualche anno fa, anche il mio bagaglio di strumentazione è cambiato tantissimo. Io prima ho quasi sempre usato amplificatori Ashdown, testa cassa, belli massicci, con coni da 10, 4 coni da 10, più una cassa aggiuntiva col cono più grande da 15. Ma poi quando fai tante date, tante situazioni diverse, come sempre nella vita cambiano tante cose, uno capisce che meno roba si porta dietro e meglio. Quindi vi dico quello che attualmente utilizzo, senza andare troppo a ritroso nel tempo. Veramente per avere una strumentazione come la mia, a parte magari i bassi, che ognuno è giusto che utilizzi quelli che preferisci, che mi piace di più, quindi lascio stare il discorso bassi, ma a livello di strumentazione la spesa è veramente minima. Ecco, io vado a suonare, vi parlo dei live, quasi sempre senza amplificatore, o meglio, a meno che non sia un palco enorme dove comunque è richiesta o da me, raramente, o dagli altri della band in cui suono in quel momento, un po' di suono, un po' di spinta sul palco. Io preferisco utilizzare un preamp, vi metto la foto, smonto praticamente la testata da questo combettino della TC Electronic, lo uso come preamplificatore, potendo così un pochino smanettare, diciamo, sull'equalizzazione. Altrimenti, se serve l'ampli, mi porto direttamente a questo combo che comunque è piccolo ma ha una discreta spinta. Di più, ho smesso, diciamo così. Per quanto riguarda i collegamenti, io dal basso utilizzo nei live un sistema wireless della Sennheiser, vi metto la foto. Che mi consente appunto di stare un po' più libero a girovagare sui palchi e soprattutto non ho il problema del cavo che insomma certe situazioni dà solo fastidio. Quindi questo è un prodotto molto valido e non ha praticamente differenze di suono rispetto al cavo. E le cuffie, io utilizzo da anni solo ed esclusivamente le cuffie perché un po' per problemi che ho avuto di udito, un po' anche qui per abitudine, mi trovo bene con queste. Utilizzo questo modello oppure
tutto in casa per fare cose semplici. C'è questo modellino che ne stanno parlando tutti, le cuffie super cinesi che sono una bomba clamorosa. Ora non mi ricordo il nome, ma ve lo trovo. Comunque, là uso le Shure SC535, un sistema air monitor che mi consente che di non avere il cavo per le cuffie. Anche questo vi metto il link e la foto. Per quanto riguarda effetti e cose del genere, ecco, qui si entra in un altro, diciamo, capitolo della mia strumentazione, ovvero quando io suono basso fretted, raramente inserisco qualcosa tra me e il mix, ovvero tranne un po' di equalizzazione o al massimo un pochino di reverbero, ma live è molto molto raro. Lì ci penso magari il fonico. Comunque no, non sono un amante, ecco, di suoni molto modificati rispetto a quello che è il suono del mio basso. Quindi entro nel preamp, ho un equalizzatore qui, limite quasi sempre do una puntina di medi in più e basta. E esco e vado dalla DI al banco mix del fonico. Tutto qui. Per quanto riguarda invece quando suono il fretless, faccio un change velocissimo. Ecco qui. Ovviamente il discorso cambia. Quando suono il fretless a me piace molto invece il suono reverberato, effettato e via dicendo. Io utilizzo questa, è esattamente quello che vedete nelle foto. Ora farò un montaggio perché almeno si vede meglio. Un reverbero della TC Electronic, ancora una casa, diciamo una marca con cui mi trovo benissimo, veramente. Dove si può andare ad aggiungere effetti, magari che troviamo su internet, direttamente dal telefono. Col collegamento USB, o addirittura anche avvicinando tramite pickup e basso, una roba allucinante. Vado poi a cambiare appunto i preset che mi faccio prima, e questo mi dà ovviamente un po' più di suono appunto effettato. Chorus, ho un chorus molto molto semplice della Akai, e mi serve quando magari devo fare dei pezzi un po' più sulle ballad, ad esempio. Ovviamente se vado ad agire sulle regolazioni, insomma, l'effetto dell'amp incorporato, che anche questo si può a due manopole, diciamo così, quindi due possibilità di effetti che anche questi si possono mettere tramite Bluetooth, insomma tramite il telefono. Se lo accendo, qui ho ancora un chorus in più, oppure a volte metto un compressore. Questo è tutto quello che utilizzo io. Spengo un attimo. Invece, per quanto riguarda lo studio, quindi quando mi sono trovato a suonare qualche disco, o comunque anche per fare delle registrazioni in casa, come ultimamente stiamo facendo di più, facciamo tutto per conto nostro, ora tanto ci si invia le tracce con internet, è molto più semplice. Non ho mai utilizzato l'amplificatore,
tranne rarissime eccezioni in cui vado a miscelare due suoni, ovvero uno diretto dalla DI, diretto nel banco mixer, scusate, e uno che passa attraverso l'ampli e magari microfonato per prendere un po' l'ambiente invece di usare la DI dell'ampli o anche la DI dell'ampli, però ovviamente la DI prende solo il suono dell'amplificatore, il microfono, diciamo, alla maniera dei chitarristi prende anche un po' più di ambiente, quindi il microfono davanti alla cassa, ma l'ho fatto molto raramente. Io di solito entro diretto e poi al limite in post, fase poi post registrazione, quindi montaggio, eccetera. Magari vado a ritoccare poi con qualche effetto o qualcosa di equalizzazione. Stop, io non uso altro, a meno che i fonici a mia saputa mettano dei compressori, ma non credo, non uso nemmeno compressore. Ovviamente se devo fare qualcosa in contesto molto più pop, quindi musica leggera, mi adatto alle situazioni. Cioè, una cosa che consiglio per chi magari si può avvicinare al mondo lavorativo, al mondo comunque, diciamo, un po' più vicino a quello che è il mestiere, nel musicista, vi consiglio di essere sempre più disponibili e più aperti possibili con chi vi chiederà di lavorare, perché comunque bisogna adattarsi alle esigenze di chi ci chiama. Quindi se mi chiamano a registrare un pezzo pop dove c'è bisogno di più corpo, di un suono molto diverso da quello che è il mio, mi adatto, quindi ho altri bassi, ho altre, vado incontro un po' alle esigenze che ci sono sul momento. Per quanto riguarda i bassi, vi faccio una piccolissima anteprima, poi vedremo tutto meglio insieme. Io ho due Fender Jazz, ovviamente il mio fretless da una vita, il mio Fender Jazz fretted, nel quale ora c'è montato un manico, un Fender preciso del 77. Vediamo se riesco a farlo vedere. Questo qui accanto ho il suo manico originale, quindi il Fender Jazz in palissandro. Poi ho due Fender precisi, vi metto la foto, uno e due, un basso a 5 corde Warwick che non uso quasi mai, anzi ci ho montato la corda e il do al posto del si grave. Poi ho un contrabbasso elettrico, un contrabbasso acustico, poi abbiamo diversi strumenti perché io e mia moglie facciamo entrambi musica di professione, quindi un pianoforte, una cinquantina di viole, violini, no, scherzo, qualche chitarra e via dicendo. Comunque, diciamo che i miei due strumenti principali sono questi, come vedete, i due Fender Jazz. Prima suonavo molto più preciso, poi l'amore cambiano nella vita. Però ecco, se ho bisogno di un suono, se vado a suonare Queen, ad esempio, quindi porto il preciso, dipende dalle esigenze. Però in linea di massima questo è tutto, ragazzi. Io quello che utilizzo ve l'ho detto, davvero non c'è altro, c'è stato molto altro, come tutti, come è giusto che sia, uno fa, compra, vende, fa errori, si accorge di aver sbagliato, poi si pente di aver venduto, lo fanno tutti, capita a tutti, è giusto così, anche bello della musica, sperimentare. Poi con il tempo, perché io sono vecchio, si capisce che il minimo indispensabile è sempre la cosa migliore. Però conosco amici che vanno a suonare con 5 metri di amplificatore di altezza, e se sono contenti loro e stanno bene così, io sono felice per loro e non ho niente da dire assolutamente. Quindi ragazzi, questi sono solo consigli e vi riporto solo un po' della mia esperienza, nient'altro. Non vorrei passare per il sapientone del web o chissà che. Io, tutto quello che vi dico è frutto della mia umile
umile piccola esperienza che ho avuto che ho nel mondo della musica, ma ci sono da diversi anni. Poi magari un giorno vi racconterò anche come sono arrivato a fare il musicista. Mi raccomando, allora, se vi interessa questa, diciamo, riunione online tra amici, in completa semplicità e in completa armonia, senza pressione di alcun genere, si scambiano due chiacchiere una sera, vi mando il link, mettete solo un commentino qui sotto e ci vediamo poi alla prossima lezione.